Pochi giorni fa, nel pieno dell'inverno, in una pianura padana imbiancata dalla neve, Eligio Pozzali, maniscalco di Zanengo in provincia di Cremona, durante un'uscita a cavallo nei campi tra Zanengo e Cappella Cantone, ha avvistato un lupo. L'incontro è stato documentato dall'artigiano che ha ripreso la scena con il suo smartphone. L'avvistamento è avvenuto tra i territori di Cappella Cantone e Grumello e non è stato il solo, perché pare che anche un altro agricoltore di San Bassano abbia visto l'animale. Domenica mattina alle 11 stavo facendo una passeggiata col mio cavallo in questa bellissima campagna e all'altezza tra il comune di Regona, Grumello e Zanengo ho avuto la fortuna di vedere, di imbattermi in quel lupo lì, che ho fatto il filmato. Un'emozione bellissima, non avrei mai immaginato di trovarmi in una situazione del genere. Poi ho seguito anche al pomeriggio, sono andato a vedere tutte le piste che ha fatto. La polizia provinciale non ha confermato se si tratti davvero di un esemplare di lupo o di un ibrido. Abbiamo però chiesto al professor Davide Persico cosa ne pensa. Potrebbe anche essere un cane randagio oppure un cane scappato da qualche abitazione. Dal filmato non si capisce perché non si distinguono i caratteri distintivi tra un cane e un lupo, che sono soprattutto relativi alla livrea ma anche alle proporzioni. Quello del filmato è molto lontano e poi anche il comportamento di reazione, diciamo, che ha questo canide nei confronti di chi lo sta filmando, quando fischia chiamandolo così, di fermarsi a guardare, è un po' anomalo rispetto a quello che è il comportamento di un lupo, per cui è possibile, ma non è detto che sia effettivamente un lupo, insomma.